Olimpiadi c'è qualcosa di magico, c'è qualcosa di più difficile ancora da gestire, che è un'emozione incredibile, perché le Olimpiadi sono il sogno di qualunque atleta, credo, o perlomeno il mio, e quindi c'è questa emozione enorme da gestire. Marciando verso Parigi 2024, questo è un esercito di novità. Insieme seguiremo gli atleti del Centro Sportivo Esercito che parteciperanno alle prossime Olimpiadi. RTL 102.5 News. La marcia verso Parigi 2024 prosegue con il primo graduato, Valentina Trapletti, disciplina sportiva marcia, quindi stavolta proprio effettivamente, diciamo, si marcia verso Parigi. Buongiorno Valentina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, partiamo proprio dalla tua specialità, perché io ho un dubbio che mi attanaglia ormai da diversi anni. Quella modalità di corsa che, insomma, moderata, anche elegante a suo modo, però non ho mai capito il perché. Cioè, credo ci sia una motivazione se tutti correte in quel modo quando c'è la marcia. Sì, allora la marcia nasce proprio come l'esasperazione di una camminata, quindi diciamo una camminata veloce con della tecnica, quindi c'è una tecnica da rispettare. Cosa succede? Succede che nella corsa c'è una fase di volo, quindi entrambi i piedi sono staccati dal suolo in una fase, invece nella marcia un piede deve essere sempre attaccato al terreno, altrimenti si incorre nella sospensione, che è appunto un'ammonizione che viene data durante la gara. E poi c'è anche lo sbloccaggio, quindi cosa significa? Significa che quando si attacca col tallone per terra, il ginocchio deve essere teso. Ecco, Non quindi so se si è c'è spiegato proprio un molto. motivo tecnico. No, io pensavo, cioè non pensavo ci fosse anche il regolamento in mezzo Sì. a questa motivazione. No, bello, molto interessante, superato lo spiegone iniziale che era doveroso, ma per me, non solo per il nostro pubblico. Io direi di andare invece alle tue avventure, perché Parigi 2024 per te rappresenterà la seconda Olimpiade, la prima è stata a dir poco particolare. Tokyo 2020, eravamo nel pieno della pandemia, infatti mi sa che non si è fatta nel 2020, ma nel 2021 poi Esattamente. ufficialmente. Ma prima di arrivare a Parigi e quindi alla tua prima Olimpiade in libertà, raccontaci un po' questa Tokyo, com'è andata, com'è stata. Allora, l'emozione delle Olimpiadi è qualcosa sempre di indescrivibile, perché chiaramente è il massimo a cui si possa ambire, perché nonostante le avversarie siano le stesse di un mondiale, perché chiaramente parliamo sempre di un massimo di 3 partecipanti per ogni nazione. Io parlo sempre dell'atletica e della mia disciplina, della marcia. Quindi, bene o male, le avversarie sono sempre le stesse, siamo sempre noi che ci sfidiamo. Però alle Olimpiadi c'è qualcosa di magico, c'è qualcosa di più difficile ancora da gestire, che è un'emozione incredibile, perché le Olimpiadi sono il sogno di qualunque atleta, credo, o perlomeno il mio. E quindi c'è questa emozione enorme da gestire. Diciamo che nel 2021, 21 perché appunto nel 20 non sono state fatte, è stato un po' complicato perché il Giappone era praticamente in lockdown, quindi le gare erano blindate, non era possibile andarle a vedere, e inoltre la nostra gara, la marcia e anche la maratona non si sono svolte a Tokyo, ma si sono svolte a Sapporo, che è a più di 1000 km di distanza, a causa del clima, perché siccome a Tokyo fa veramente molto molto caldo ad agosto, ci hanno mandati a Sapporo pensando che avrebbe fatto più fresco. Poi nella realtà ha fatto caldissimo, però è un altro discorso. Vabbè, hanno sbagliato a vedere le previsioni, dovevano forse Sì. accertarsi un po' meglio su questo. Invece, voliamo e marciamo verso Parigi. Che cosa significa per te questa città, questo anno 2024? Raccontaci un po' anche come stai vivendo l'attesa, che forse è anche il momento più difficile della gara, cioè gestire tutta la parte mentale e motivazionale. Sì, soprattutto quando si arriva sotto gara, quello è la settimana prima della gara è il momento più difficile, perché a livello fisico, a livello di allenamento, bene o male hai fatto tutto, cioè sei allenato, hai fatto quello che dovevi fare. L'ultima settimana non c'è tanto da sistemare, puoi limare un pochettino con qualche lavoretto un pochino più veloce, però quello che è stato fatto. E quindi bisogna gestire l'emozione, l'attesa che
Insomma, non, l'emozione non è poca, quindi il periodo più difficile è quello lì. Adesso chiaramente siamo in raduno con la nazionale, ci stiamo allenando, siamo a Roccaraso, stiamo facendo un periodo di preparazione al fresco perché, insomma, per allenarci meglio siamo a 1300 metri e poi invece a Parigi ci aspettiamo che farà abbastanza caldo, quindi poi farò un paio di settimane a Milano e poi diretta a Parigi. Chiaramente Parigi è un altro sogno, cioè è un'altra città meravigliosa. Insomma, dove mi aspetto di vivere delle grandissime emozioni. Ecco, io non voglio farti sbilanciare su pronostici o altro perché non so se sei scaramantica, però Da morire! allora restiamo in silenzio su questo fronte. Però in questa fase psicologica, cioè uno pensa, ah, però se riesco a fare questo, forse l'argento, ah, ma se riesco a fare questo, l'oro, cioè c'è nel processo mentale oppure bisogna totalmente evitare questi conti e questi calcoli? Allora, la mente, cioè il processo mentale, la mente fa quello che vuole, però chiaramente bisogna cercare di rimanere lucidi e non aspettarsi, cioè nel senso bisogna puntare in alto, ma bisogna anche essere realistici. Quindi io sto facendo un'ottima annata, ho vinto il mondiale di staffetta assieme a Francesco Fortunato ad Antalya ad aprile e sono arrivata seconda agli europei a Roma a giugno, però non, cioè diciamo che l'ho vista tanto come fasi di passaggio in preparazione all'appuntamento che è più importante dell'anno, che sono appunto le Olimpiadi, quindi felicissima per i risultati che ho raggiunto, però diciamo che non mi sono ancora un attimino fermata a realizzare quello che ho fatto e non ho ancora festeggiato, quindi diciamo che sono concentrata ancora sull'obiettivo massimo della stagione. Va bene, non ti chiedo altro su questo fronte, manteniamo la dovuta discrezione. Tra l'altro, citavi gli europei di Roma che sono stati stratosferici per quanto riguarda la nostra nazionale. E in ultima battuta, quanto è stato importante l'esercito in questo percorso e anche nella scelta della marcia, magari? Allora, l'esercito è chiaramente importantissimo perché per la nostra disciplina, per l'atletica, così come in tantissimi altri sport, è l'unico modo per fare i professionisti, per allenarsi. Quindi dobbiamo ringraziare con tutto il cuore l'esercito e comunque chi ci dà la possibilità di seguire i nostri sogni. Quindi ci accompagnano, credono in noi ed è una grande famiglia perché, per esempio, nel calcio ci sono i team che ti stipendiano, ti aiutano, per noi invece non c'è questa situazione e chiaramente i gruppi sportivi militari sono la nostra salvezza perché ci consentono di andare avanti e Diciamo, insomma, di alimentano il sogno anche da un punto di vista pratico. Allora, primo sì. graduato Valentina Trapletti, disciplina sportiva, dicevamo la marcia, grazie per essere stata qui con noi. Non ti dico neanche in bocca al lupo, incrocio solo Ma le si può dita dire. in radiovisione. Si può dire in bocca al lupo nella marcia? Sì, viva il lupo, io E rispondo, allora, quindi. alla grande, ti seguiremo, grazie per essere stata qui con noi. Grazie di cuore, grazie a voi, un bacione a tutti e a presto.